Tanta attesa e gioia per l'arrivo di due gemelli si sono trasformate dopo pochi giorni in tragedia. I due piccoli, nati all'ospedale San Vincenzo di Taormina, figli di una coppia di riposto nel Catanese, sono morti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro per cause che soltanto gli accertamenti clinici specialistici disposti dall'autorità giudiziaria dovranno chiarire. I gemellini, un maschietto e una femminuccia, sono deceduti al policlinico di Messina in meno di una settimana. Distrutti, i giovani genitori, la mamma di 27 anni e il papà di 36, che adesso hanno deciso di andare fino in fondo alla vicenda per vie legali, per sapere cosa e perché sia accaduto esattamente dalla nascita dei bambini fino alla loro morte. Al momento si ipotizza che entrambi i decessi potrebbero essere stati provocati da una violenta infezione. Se tale ipotesi dovesse essere confermata, bisognerà capire dove questa sia stata contratta. Sono sotto osservazione dunque i reparti di entrambi gli ospedali dove la madre e i neonati sono stati ricoverati. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine dalla Procura della Repubblica di Messina. Gli inquirenti dovranno raccogliere tutti i documenti relativi sia alla nascita avvenuta all'ospedale di Taormina, sia al nuovo ricovero nell'ospedale messinese. Nelle scorse ore sono state eseguite le autopsie sui due corpicini. Sembrerebbe che i due piccoli sarebbero nati leggermente prematuri e affetti da ittero, problematiche che sarebbero state superate senza particolari difficoltà, tanto da permettere ai medici dell'ospedale di Taormina di dimettere i due gemellini e la mamma. Successivamente l'aggravamento delle condizioni dei due piccoli e la corsa verso il policlinico di Messina, dove però sono deceduti.